Ma compagni e compagni, innanzitutto grazie di essere qua, perché non è scontato. Noi oggi siamo in tanti, ma sappiamo la fatica che ci vuole a venire, a organizzarsi, a pagarsi di tasca propria in gran parte di venire qua. Quindi, siccome siamo in un mondo dove si parla molto dei palazzi della politica, della contestazione dei palazzi della politica, bisogna anche dire che c'è un palazzo sindacale, che è quello che farà l'inutile manifestazione del 2 giugno, e ci siamo noi che non siamo un palazzo sindacale, siamo un sindacato vero. Seconda cosa, pochi giorni fa c'è stata una trasmissione televisiva dove, mi pare Piazza Pulita fosse, dove c'è stato un diluvio di monti. Spero, devo dire, che abbiano fatto il minimo di share possibile, perché era insopportabile. Prima c'avevamo il politichese berlusconiano, adesso abbiamo il politichese bocconiano, ma uguale, non, banalità l'una dopo l'altra, formulette senza dire, senza spiegare nulla. Su una cosa però invece Monti è stato brutale e chiaro. Quando ha parlato della Grecia, lì è stato l'unico punto chiarissimo. Lui ha detto che si augura che in Grecia non vincano i partiti estremi, cioè il 90% dello schieramento. Il 90% dello schieramento popolare si augura che non vincano i partiti estremi, perché se dovessero vincere e fossero ancora una volta puniti i partiti che hanno accettato il memorandum e tutte quelle altre vigliaccate terribili che stanno distruggendo non solo lo Stato sociale, ma lo Stato civile, la civiltà in Grecia, ebbene, se dice non vincono quello, poi ci potrebbe essere un contagio, perché poi anche i portoghesi potrebbero dire basta con i diktat, poi lo potrebbero dire gli spagnoli, e qui si è fermato. Due cose: primo, viva la lotta di liberazione del popolo greco. È la nostra lotta. Due, trasportiamola qui, perché quello su cui si è interrotto Monti, passando ad altro, è il fatto che quelle ricette sono le stesse che sta applicando in Italia, e i partiti che lo sostengono sono gli stessi che hanno perso le elezioni in Grecia. Quindi noi dobbiamo essere molto chiari e molto brutali, questo. Non possiamo più farlo. Vedo che dopo le elezioni di Grillo, eccetera, tutti stanno facendo nuove cose, eccetera. Allora, io a tutti questi partiti, movimenti, eccetera, domando una sola cosa: se vai al governo tu, lo cancelli la controriforma Fornero, sì o no? Lo rimetti l'articolo 18 e casomai, come diceva prima Antonini, lo estendi, oppure lasci questa vergognosa porcheria che ha distrutto l'articolo 18 sapendo di volerlo distruggere? E qui, compagni, c'è una cosa che io credo ci dobbiamo dire comune anche qui: sull'articolo 18 c'è stato un movimento, ce lo raccontavano le fabbriche, c'è stato un movimento, poi si è fermato. Questo movimento si è sostanzialmente fermato perché doveva diventare un movimento più generale e doveva essere fatto proprio, perlomeno, non dico niente, di CISL-UIL, dalla CGIL. Per quel che mi riguarda, il fatto che la CGIL di oggi non abbia avuto nemmeno il coraggio politico della CGIL di Sergio Cofferati, con cui quelli in questa sala hanno tutte molte cose da dire, da dentro, da fuori, eccetera, il coraggio politico di difendere l'articolo 18 è una macchia indelebile per l'attuale gruppo dirigente della CGIL, è una necessità per noi fondamentale di iniziativa e di mobilitazione, perché non la possiamo lasciare finire così. Io capisco, anche noi abbiamo bisogno di traguardare oltre. Guardare oltre aiuta, però quando sei nella situazione in cui sei, bisogna anche guardare nel momento in cui sei. E allora noi dobbiamo dirci una cosa: sull'articolo 18, visto che stanno andando avanti con i treni, devono pagare dei prezzi,
devono pagare dei prezzi politici, sociali. Ci deve essere una risposta. Non ce la faremo a fermarli, faremo come i greci, continueremo, lotteremo, faremo in modo che a un certo punto paghino il prezzo, perché non possiamo lasciare cadere. Questa con le altre questioni. Ci sono tante altre questioni oggi, anche la bandiera. Ci sono tante altre questioni oggi che io credo debbano essere affrontate, però questa per me è importante, siccome so che dobbiamo anche mobilitarci, io dico non diamo comunque persa, proviamoci, facciamo sentire. La cosa che mi fa più indifferire è quando voti all'estero che dice, con tutti i governi, che gli dicono qui sciopero generale, qui barricate, qui avete le sue, qui sfasciato tutto, qui c'è un macello, qui in Italia non succede niente. Allora, diamo la colpa a CGL e CGI per tutto quello che ti spetta, però assumiamoci la nostra responsabilità di fare. Assumiamocela, perché non potremo solo raccontare dopo, quando è successo quello che sarà successo, che noi abbiamo comunque, eravamo in dissenso, abbiamo fatto quello che potevamo. No, in certi casi ci si spetta. E questo è un momento in cui bisogna spendersi. La controriforma del lavoro è solo la punta dell'iceberg della controriforma sociale del governo Monti. E questa, dall'altra parte, è la punta complessiva di un modello economico sociale che è in crisi, ma che proprio perché è in crisi ci vogliono imporre ancora con più ferocia e con più capacità ancora di discriminazione. E allora dobbiamo riuscire. Io credo che ci sia. Voglio mettere un punto esatto, un minuto su questo punto. Voglio... E allora dobbiamo reagire. Come reagire? Io credo che noi dobbiamo, sentite compagni, e questo è il punto finale. Vedete, questa assemblea ha avuto, soprattutto i compagni della CGL che sono venuti qua, hanno avuto molte pressioni per non venire. È un'assemblea di rottura, uscite dalla CGL, se fate questa cosa è una rottura, eccetera. Allora io vi dico questo, come la vedo io. Vedete, per me, io non ho un giudizio diverso da voi sul gruppo dirigente della CGL, credo di averlo detto. Per me però c'è un punto che è inaccettabile. E cioè, io non accetto che si dica che la politica unitaria del sindacato è l'unità tra CGL e CGL e UIL. Io non credo che quella sia una politica unitaria. Io credo che quella sia una politica che di vertice che sottrae potere, democrazia e lavoratori. Io credo che abbiamo bisogno tutti di una battaglia che vada in due direzioni. Uno, costruire una politica unitaria di tutto il sindacalismo antagonistico, sia dentro sia fuori, sia di tutto il sindacato. Noi abbiamo bisogno di una politica unitaria tra tutti quelli che dicono no alla controriforma del lavoro e no alla giustizia. Abbiamo bisogno delle sedi, perché il sindacato riparte da questo, riparte dall'unità. Negli anni, primi anni 60, l'unità si faceva, e c'erano anche le discussioni, tra una parte, finito, tra una parte della CGL e una parte della CISL, quella più radicale. Adesso è cambiato, è tutto cambiato. Io rivendico il diritto alla unità con i miei compagni e compagni dell'USB e di tutte quelle forze che oggi nel sindacalismo confederale e extraconfederale lottano per gli stessi obiettivi. Secondo, dobbiamo trovare le sedi, dobbiamo trovare le sedi. Perché la forza di questo regime sindacale è di espropriare i delegati, l'ha detto anche la compagna, dai loro poteri. Se noi oggi avessimo, come negli anni 80 ancora, un movimento di consigli di rappresentanti nei luoghi di lavoro libero ed eletto liberamente, senza garanzie del 33% per nessuno, se noi oggi avessimo questo saremmo infinitamente più forti. Quindi a questo non possiamo rinunciare. C'è bisogno dell'unità politica, della battaglia politica comune, c'è bisogno dell'unità, come si dice, dal basso, poi però secondo me dall'alto,
cioè perché in basso ci sono i dirigenti che non fanno il loro mestiere, in alto ci sono i delegati che lottano tutti i giorni nei luoghi di lavoro. C'è bisogno di una grande unità dall'alto che ricostruisca sensibilità, potere e iniziative e che smuova chi si è rassegnato, chi è diventato semplice, chi ti dice hai ragione ma non ci posso fare niente. Per questo io spero che questa assemblea, come la Grecia nel suo piccolo, sia un contagio per tutta l'Italia e per tutti i luoghi di lavoro. Bravo. Un intervento dopo quello di Giorgio Cremassi, come diceva lui nel suo intervento, è bene guardare lontano, ma anche e soprattutto importante considerare lo stato attuale nella quale ci troviamo. Io vorrei introdurre il mio intervento con quello che in qualche modo molti di noi almeno considerano, io non ero ancora nato, molti considerano come storia del passato. E credo io che probabilmente le storie del passato ci devono sempre e soprattutto aiutare a guardare il nostro presente, ma soprattutto a coniugarlo con una dimensione di prospettiva. Quando nel 1° dicembre del 1955 una signora lavoratrice di una grande azienda, lei faceva la sarta, la sera dopo una intensa giornata di lavoro, di sfruttamento, in un contesto dove i neri non avevano alcun tipo di diritto, dopo aver aspettato l'autobus salì su pullman, però si è permessa di prendere posto nei spazi riservati ai bianchi. A un certo punto l'autista la invitava a raggiungere i posti riservati ai neri, cioè in fondo all'autobus. E successivamente nasceva una lotta che molti di voi conosciamo, è storia del passato. Ma questa lotta aveva una duplice prospettiva, ovvero partiva da due elementi. Un primo elemento era la lavoratrice o i lavoratori in quel contesto. Il secondo elemento era, dopo il lavoro, quale spazio veniva riservato a quei soggetti che non erano più sul posto di lavoro, ma si trovavano soprattutto nella dimensione sociale. Io credo che questa è la sfida che noi abbiamo di fronte a noi, non oggi nel contesto attuale, partendo soprattutto anche da una serie di considerazioni che tutti in qualche modo conosciamo e ha motivato soprattutto la nostra assemblea di oggi. Uno, il sindacato in sé, cioè quella lavoratrice, non è più il lavoro, ovvero i lavoratori, i delegati di una volta autoconvocati sul posto di lavoro, ma significa che siamo invitati tutti a prendere in considerazione anche chi, chiaro, mantenere l'elemento di salvaguardia a tutti i costi dell'articolo 18, ma guardare oltre e pensare a chi l'articolo 18 se lo sogna, ma soprattutto non ha mai avuto, eppure essendo lavoratore un datore di lavoro fisico e materiale di riferimento. Significa tanti di quei soggetti che vengono costretti ad aprirsi una partita IVA pur di lavorare. Questa è la prima sfida che noi abbiamo di fronte a noi. Il secondo elemento riguarda la dimensione sociale, che va coniugato insieme a questo primo aspetto, che riguarda quello che in qualche modo Paolo Di Letta nel suo intervento richiamava i delegati del territorio. Significa coloro che sono impegnati in lotte tipo il diritto ad abitare, coloro che sono impegnati ogni giorno nei fenomeni di lotta tipo l'immigrazione, i richiedenti asilo e tanti di quei soggetti. Io credo che questa è la sfida che noi abbiamo di fronte a noi. Non abbiamo nulla a che fare, ma soprattutto non abbiamo più a che fare con o avere soltanto un percorso di rivendicazione o un percorso che ci porta a delle iniziative che non riescono a coniugare queste due dimensioni, la dimensione del lavoro e la dimensione di quelle che possiamo definire sociale, che devono viaggiare di pari passo. Ed è qui in qualche modo
posso in qualche modo dire che l'intervento che faceva prima il compagno delegato della Finmeccanica di Ancona, quando diceva che questi hanno utilizzato i lavoratori migranti cercando di abbassare i diritti generali di tutti. Allora cosa bisogna fare? Dobbiamo in qualche modo fare le nostre lotte contro queste aziende, contro questi padroni. Però significa cercare di portare con noi quello che viene definito il lavoro, come quello che in qualche modo è avvenuto e ha avuto la rivolta dei lavoratori a Rossano. Questi sono gli elementi. Quando si parla di lavoro migranti, non significa lavoro migranti come categoria etnica, ma viene letta come il lavoro migrante, come modalità di sfruttamento di un segmento sempre più importante, siamo parlando del 10% della forza lavoro. Ed è qui in qualche modo faccio un invito a tutti, molti di noi, molti di voi ne sono già a conoscenza, c'è una prima carovana europea dei migranti richiedenti asilo, precari e tanti altri soggetti che attraverserà 6 paesi, tra cui l'Italia, e questa marcia partirà dal 2 giugno a Bruxelles e si concluderà il 2 luglio a Strasburgo. La marcia farà tappa in Italia il 25 giugno a Torino, e ci saranno varie iniziative che coinvolgeranno il movimento per il diritto all'abitare, la libertà di circolazione, e avrà anche un momento di confronto sulle modalità e le forme di lotta in termini di quali diritti, quali libertà di circolazione, ma soprattutto in che modo che ci crea una contaminazione tra una forma di sindacalismo che non può più essere, anche rispetto al fenomeno del mercato del lavoro di oggi, quello degli anni 70. E quindi è un invito per dire che in questi fenomeni dovrà vedere l'impegno e la partecipazione di tutti, non una dimensione di enunciare quanto sia grave lo stato delle cose, ma significa rimettere in discussione a partire dai posti di lavoro. E credo che è qui che dobbiamo dare un orizzonte di speranza, soprattutto ai lavoratori, e chi un lavoro non c'era in una crisi come quella che stiamo attraversando, poi che in fondo al tunnel c'è la speranza e c'è la luce. Allora, io sono Massimiliano Murgo, operaio della Marcegaglia, città la Fiuma. Abbiamo fatto un'assemblea a Milano per preparare questa iniziativa e siamo venuti qua per fare delle proposte. Noi intanto vogliamo ringraziare le lavoratrici e i lavoratori che hanno convocato questa iniziativa, questa assemblea, perché, come dire, intercettano la necessità per tutti i lavoratori del nostro paese di costruire una mobilitazione indipendente dalle scelte di quei partiti che oggi stanno costruendo le politiche della PCE, indipendente da quelle burocrazie sindacali che stanno seguendo quella stessa linea, indipendente e capace di costruire, a prescindere dalla propria appartenenza sindacale, una capacità di conflitto. Noi pensiamo che questa piattaforma di cui si è parlato fino adesso deve essere articolata attraverso una nostra capacità all'interno dei luoghi di lavoro di ridare autonomia decisionale e di lotta a quelle che sono le assemblee di fabbrica, strappando i lavoratori dalle dinamiche di scontro e di conflitto burocratico che si vanno a ripercuotere dentro l'azienda. E l'azienda, dobbiamo andare a dire, il padrone vuole maggiore flessibilità, vuole stare all'ingresso, vuole licenziare, perché c'è la crisi, noi dobbiamo dire riduzione d'orario e parità di salario. Se il padrone ci dice che oggi c'è bisogno di licenziare perché questa cosa può creare sviluppo, noi dobbiamo dire in fabbrica, nella lotta quotidiana che facciamo in fabbrica, nelle emergenze aziendali, dobbiamo dire assumiamo tutti i precari che ci abbiamo qua dentro. È così che si comincia a fare lotta alla precarietà, non soltanto gridando nei contesti nazionali. Poi dobbiamo uscire dalla fabbrica. Sul territorio noi dobbiamo anche intercettare, come anticipato prima dei massi, dobbiamo andare a intercettare i settori di lavoro precario, dobbiamo andare a organizzare i lavoratori delle fabbriche in crisi che stanno lottando, come quelli che stanno sulle torri, come quelli che offrono la giabbini di scene pezzi, come quelli che stanno occupando il del Duomo di Messina, a cui la nostra solidarietà dobbiamo dirlo con forza. Dobbiamo intercettare le tradizioni e costruire sul territorio le mobilitazioni che si vanno a mettere di traverso rispetto alle scelte di questo governo, di questi padroni e di chi si dà realmente conveniente. Adesso voglio fare 2 proposte, cioè che questa roba qui diventi una cosa effettivamente che noi pratichiamo concretamente. Costruiamo, a partire da questa assemblea, delle assemblee territoriali permanenti, dove tutti i lavoratori, le lavoratrici, delegati e le delegate, gli studenti e le studentesse che saranno i futuri lavoratori, stanno insieme e costruiscono la mobilitazione. Oggi ancora non ci siamo dati una data precisa. Beh, io penso che il 15
giugno prossimo, data in cui più o meno si andrà a discutere in Parlamento la riforma del mercato del lavoro, dovremmo, a partire da questa assemblea territoriale, essere capaci di lanciare una mobilitazione nazionale che sia chiamata lì a saltare, diciamo, lì davanti al Parlamento, dove i lavoratori devono capire non c'è un rapporto, mettere il fuoco sotto al culo. E nel momento in cui noi con l'assemblea territoriale andiamo a lanciare questa proposta e chiedo alla Presidenza di mettere l'ordine del giorno e di votare in questa assemblea, dobbiamo chiedere a tutte le organizzazioni sindacali, come il 15 giugno venerdì, di coprire tale iniziativa con l'indizione dello sciopero. E io credo che i sindacati che sono presenti qua non avranno nessun problema, ma il fatto che decine di delegati, centinaia di delegati, chiedono anche alla CGIL di fare uno sciopero il giorno 15 per andare a mettersi davanti al Parlamento e a dire no concretamente e con forza alle loro scelte, penso che una cosa sia difficile, come dire, di lasciare il campo abbandonato. Quindi queste sono le due proposte mie, assemblee territoriali e mobilitazione il 15 giugno contro la riforma del mercato del lavoro. Chiedo di mettere i voti a questa assemblea. Grazie. Grazie.